Non è mai troppo tardi. Rubrica di educazione economico-finanziaria. Un traduttore del banchese e di tutti i termini di economia e finanza nel linguaggio del comune mortale, il cittadinese. Con Roberta Ciancio e Vincenzo Imperatore. Ben ritrovati in questo venerdì, sempre nell'aula di Non è mai troppo tardi, nell'Istituto Superiore di Radio Amore. Io saluto subito il nostro maestro Vincenzo Imperatore. Ciao Roberta, buongiorno a tutti. Un buongiorno anche a Peppe in regia. Peppe Mojito. Mojito fa strano perché la mattina, insomma, non è proprio orario, però comunque lui è con noi in regia. Il grande Peppe. Io sono Roberta Ciancio e quindi iniziamo questa puntata di Non è mai troppo tardi con un argomento che sono i social, di cui parleremo abbastanza. Il web è anche un modo di utilizzare i social in maniera diversa. Già ne abbiamo parlato qualche tempo fa, sempre Non è mai troppo tardi, ma ne vogliamo riparlare perché ci sono anche alcune novità che ci vuole dire il nostro maestro Imperatore. Sì, parliamo degli strumenti per poter valutare la reputazione delle banche. Mm-hmm. Anche il web ci aiuta tantissimo ed è davvero trasparente il web, ci aiuta tantissimo a cercare di rendere, ma diciamolo col termine giusto, difficile a chi vuole presentarsi sotto una forma di etica e che poi praticamente etico non lo è. Il web ti condanna, i social ti condannano. E ci sono alcuni casi in cui li abbiamo scovati, come dire, con un'attenta analisi, ci sono dei casi in cui fanno davvero la differenza. Se uno osservasse solo queste pagine social o andasse ad osservare solo questi siti web, troverebbe le risposte in anteprima rispetto a tutto ciò che è accaduto. Perfetto, quindi in effetti parliamo sempre di social, ne parliamo però in maniera utile, cioè come utilizzare questi strumenti del web non in un modo diciamo magari banale, per ma informazione. Per informazione, anche per difendersi sempre dagli abusi delle banche. Siamo di nuovo lì, però prima di entrare nel merito e spiegarvi tutto questo, sempre il tempo di un caffè, un po' di musica e ritorniamo subito in aula. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I've said to myself, this affair, it never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know damn well that I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near. In spite of a warning voice comes in the night and repeats in my ear. Don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin, because I've got you under my skin. We'll be right back.
would sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice. Comes in the night and repeats how it yells in my ear. Don't you know, you fool, ain't no chance to win. Why not choose your mentality? Get up, wake up to reality. And each time I do, just the thought of you makes me stop just before I begin. Because I've got you under my skin, and I like you under my skin. Eccoci qua che rientriamo in aula. Chissà se ai tempi del grande Frank Sinatra si parlava di web reputation, magari si parlava di reputation, magari l'americana, però magari di web reputation ancora no. Perché sto dicendo questo? Perché il web e i social c'entrano tanto in questa lezione di Non è mai troppo tardi con la reputazione dei manager. Ti posso partire, maestro, con una definizione un po' didattica? Assolutamente sì. Perché in effetti c'è, cioè, da vocabolario, cioè da dizionario, abbiamo che la reputazione è la considerazione altrui convenzionalmente sentita come retta misura della qualità o più comunemente della moralità. Ma c'è anche una reputazione in ambito sociologico, perché è un concetto che attiene alla credibilità di un determinato soggetto all'interno di un gruppo sociale. Si parla di reputazione in economia, che è legata alla reputazione addirittura aziendale, quindi anche al rischio reputazionale. Ma attenzione, quando si parla di web reputation si dice, dai, però è il concetto che riguarda la raccolta di dati. Sì, online, ma su aziende. Farei anche una traduzione immediata. Esattamente, vai, per questo. Cosa pensa la gente di te sul web? Ecco qua. Dove ci sono miliardi di persone. Esatto. Tra social e siti internet. Quindi cosa pensa di te la gente? Cosa pensa di te banca la gente? Cosa pensa di te banca il popolo dei tuoi clienti, ma in genere tutti quelli che interfacciano con il sistema bancario? Questa è la reputazione che abbiamo ciascuno di noi nell'ambito del nostro microcosmo sociale, che abbiamo nell'ambito della nostra famiglia, dei nostri amici, dei nostri colleghi di lavoro. Bene, il web ti aiuta a crearti un'idea di ciò che la gente pensa di te. E qua scatta un applauso, perché abbiamo chiarito tutta questa impalcatura, no? Di web reputation, di reputazione, eccetera eccetera. Ma perché ci serve oggi? Ci serve oggi proprio per questo. Abbiamo parlato anche di reputazione, cosa pensa di te, tu hai detto, no, la banca, no? Cioè, cosa pensa ogni persona della banca o della persona con cui ha a che fare in banca? Perché se noi utilizziamo il web o i social, insomma entrambi in maniera differente, possiamo in qualche modo denunciare e far presente quelli che sono gli abusi che possiamo ricevere. Gli abusi di servizi, ma nello stesso tempo possiamo anche renderci conto degli abusi e dei disservizi subiti da qualcun altro. E quindi farci un'idea di ciò che ci potrebbe aspettare se fossimo clienti di quella banca là, o in generale, insomma, nei confronti del sistema bancario. Tu ne parli molto bene in un articolo che è stato pubblicato su Lettera 43, addirittura parti da perché parti da una massima di Henry Ford che dice, che apprezzi particolarmente, dice: c'è vero progresso solo quando i vantaggi di una nuova tecnologia diventano per tutti. Cioè, quindi, come utilizzare, no? Quando le nuove tecnologie, quindi il web, i social. Sì, però siamo soliti, come dire, denigrare un po' l'ambiente social e l'utilizzo dei social, ma i social, se sono utilizzati con intelligenza, con rispetto, servono tantissimo. È una grandissima piazza. Esatto. Okay, dove tutti possiamo andare a dire la nostra. Immagino una persona che esca da una banca, subisce un abuso, un disservizio, e va in piazza qui all'angolo di via Epomeo e si mette ad urlare: lo sapete che cosa mi è successo nella banca? Lo prendono per pazzo. No, lo ascoltano. Lo ascoltano quanti? Lo ascoltano. Magari chi passa.
immagina una piazza ampia come lo è un social o come lo è un come lo è il web. Se io urlo, se io denuncio, ovviamente parliamo non di fake news, non parliamo di leoni da tastiera, parliamo di utilizzo, utilizzo pulito, netto, chiaro dei social. Anche perché più lo fai in maniera, come dici anche tu, in maniera corretta e chiara e informata, più questa tua denuncia ha un effetto e ha un richiamo, diventa notizia in qualche maniera, no? Perché se urliamo e basta, alla fine diventa, la buttiamo lì, sì, e non la sprechiamo. E in questo possiamo dire che iniziano ad esserci dei casi studio. Al di là, insomma, degli influencer. Ricordi quel caso lì? Al di là degli influencer che si possono seguire al riguardo, cioè chi scrive sempre di finanza, chi scrive sempre di denuncia di banca, non facciamo nomi e cognomi, ma insomma, sapete, la gente sa chi seguire. C'è stato il caso di cui abbiamo parlato qualche mese fa di questa pagina social Usura Unicredit, creata da un imprenditore pugliese, tra l'altro accusato di diffamazione aggravata da parte della banca, dell'istituto, e il giudice non l'ha condannato, l'ha salvato, perché dice sta esprimendo diritto di critica in maniera sana. Esatto. Okay. Addirittura Unicredit, per paura della reputazione, vi ripeto da anni che le banche temono molto più il rischio reputazionale che il imperatore Ciancio che parlano in radio, piuttosto l'imperatore che fa un libro. Temono l'urlo in piazza, perché l'urlo in piazza crea malumore complessivo, la gente va là e significa meno utili. E quindi cosa ha fatto questo Unicredit? Questo Unicredit ha comprato tutti i domini. Usura Unicredit, che stanno sul web, per impedire a questa persona di creare un sito web. Infatti ha creato poi una pagina social stranamente si chiama la pagina social Usura Unicredit. Ecco qua, questo stesso, capito? La democrazia del web, la capacità del web di consentire a tutti di parlare. Eco diceva anche agli imbecilli, Umberto Eco, ed è vero, il web e i social consentono anche agli imbecilli di parlare, ma noi dobbiamo fare la tara, non considerare gli imbecilli e prenderci per buono ciò che quelli con un pizzico di competenza e di analisi riescono, come dire, a suggerirci attraverso il... Allora, adesso ne parliamo, però subito dopo le notizie del giorno, parliamo di un'altra cosa che tu hai scovato di un sito web. Allora, ci ascoltiamo tutti i fatti del giorno, poi ritorniamo qui in aula. Non è mai troppo tardi, con Roberta Ciancio e Vincenzo Imperatore. Eccoci qui, rientriamo in aula, perché questo è il momento un po' clou, no? Quello dei compiti a casa, ma anche dei consigli. Si diceva prima delle notizie del giorno che il nostro maestro Vincenzo Imperatore ha scovato una cosa molto interessante sul web. Infatti parlavamo di guerra alle banche non solo attraverso i social, quindi la piazza non è più soltanto i social, ma una piattaforma web. Qual è? Sì, esiste un sito, una piattaforma, Top Manager Reputation, www.topmanagers.it, nata nel 2013 in Quindi partnership nel 2013 13, già sì, c'era, okay. Con Affari e Finanza, che non fa altro che calcolare un indicatore di web reputation delle figure apicali delle più importanti aziende italiane. Spiegamelo meglio, cioè, nel mio istituto di credito, per esempio, non solo banche, di tutte le aziende, quindi anche le banche. Okay. Quindi per ciascun top manager, per ciascun amministratore delegato, per ciascun direttore generale, eccetera, eccetera, c'è un breve profilo e un indicatore reputazionale aggiornato mensilmente. In pratica, questo algoritmo prende tutti i segnali provenienti dal web, articoli, video, immagini, commenti social. Quindi non devo andare solo sulla piattaforma, cioè io come... No, sulla piattaforma è digito... Vincenzo Imperatore, amministratore delegato della banca di Pinco Pallino. Ok. Mi esce un breve profilo di quell'amministratore delegato e soprattutto la sua reputazione mensile, quindi la storia. E se voglio io influenzare questa reputazione, magari perché io ho un'idea positiva. Quello è il risultato finale, lì vado a pescare, lo puoi influenzare attraverso i social, lo puoi influenzare se sei un giornalista social... attraverso gli articoli. Okay. Questo algoritmo, come dire, sintetizza tutto.
tutto e tira fuori un indicatore, il voto del mese sulla reputazione del manager. Ok, a questo punto qua ho pensato c'è una strada non tradizionale che ti permette di capire se davvero quel manager è un manager efficiente. Sono andato a vedere qual era la reputazione dei manager, degli amministratori delegati, dei direttori generali di tutte le banche che sono fallite. Bene, quell'indicatore era un indicatore che ci dava nelle ultimissime posizioni quei manager là. Quindi se uno volesse avere indicazioni dal web, ce le dà, e ce le dà anche in anticipo rispetto a ciò che, certo, che è successo. Perché magari qualche cronista locale, parliamo per esempio di Banca Etruria, che non aveva un grande risalto sui media nazionali, quindi non sapevamo. Se non eri un toscano non sapevi cosa stava succedendo. Cosa succedeva per Banca Etruria. Ma magari un cronista locale del Gazzettino della provincia di Lucca, ok, faceva un articolo in cui aveva scoperto, aveva fatto un'indagine. Questo articolo veniva filtrato da questo algoritmo e ti faceva abbassare la reputazione. Per cui avere questo tipo di indicazione ti porta, come dire, a capire che è possibile avvelenare la reputazione formale delle banche e far prevalere una reputazione reale, e questo potrebbe davvero cambiare le cose in maniera quindi radicale. Anche, quindi diciamo, il web, noi, i social possono cambiare questo. Anche noi, tu vai e digi il nome dell'amministratore delegato della tua banca e vedi in che posizione si sta. Tu affideresti i soldi a chi comanda? Quindi questo mi può servire anche in maniera preventiva, cioè tu dici non solo come uno strumento per denunciare, no? Cioè i social a questo punto non solo utilizzati quindi come strumento per denunciare un abuso da me subito, ma anche utilizzare il web e anche questa piattaforma in via preventiva per capire, certo, dove sto andando. Certo. Io non verrei mai al tuo studio a farti fare la contabilità fiscale se tu avessi un indice, un indicatore di web reputation bassissimo. Assolutamente. Non ti porterei mai la mia contabilità fiscale per fartela fare. Se invece so che quello studio ha una buona reputazione, ma la reputazione è solo la reputazione dell'amico che mi dice vai, è brava Roberta, la dottoressa Ciancio. No, io voglio una reputazione che sia ampia e il web ti dà questa possibilità. Va bene, allora direi che possiamo ascoltare un pezzo adesso, un po' di musica, e poi ci diamo i saluti finali, magari anticipiamo qualcosa. Lasciava zia, perché creatura so che ti finché avito già passo e non resta più mai. Se vuoi andare, andare, prevada passa, chi ha guadagnato se è pulito, chi non trova pace e sa contente luce da biliare. Andare, andare, tre giorni che cammino e non mi vai parlare, e intanto mi non se lo fai, corro, corro forte, ma non ti fa pigliare. Ti aspetti e chi ti do copite se nascono bene. Andare, andare,
grandissimo Pino Daniele, lui è l'immortale, lui è l'immortale con Anna Re, quindi passare sempre... da Pino Daniele a te, Roberto. No, beh, questa è cattivissima, questa è... Beh, cioè, è cattivissima. Io sto per farti un complimento, perché come al solito te lo diciamo pure. lo diciamo la musica, diciamo, il maestro imperatore sceglie sia, come dire, l'argomento della lezione, ma sceglie anche l'argomento dell'intrattenimento, sia la musica. Cioè, quando si vuole fare una pausa musicale, il maestro imperatore decide anche il pezzo. Ed è la parte che mi piace di più. E lo diciamo sempre, è la parte che ti piace di più. Allora, siamo arrivati al termine di questa lezione di Non è mai troppo tardi, sempre una lezione un po', come dire, creativa su cosa fare con questo sistema abbastanza sempre complicato, magari sembra anche abbastanza lontano da noi, ma cerchiamo di spiegarvi, insomma, come usare sia diciamo le risorse che abbiamo, quindi le nostre conoscenze, i social, in questo caso anche il web, per riuscire a difendersi da un sistema, quello delle banche, quello finanziario, che, diciamo, alcune volte sembra un po', no? Ma oltre che difendersi, diciamo, si fare consapevolezza preventiva, chiamiamola così. Cioè, perché prevenire è meglio che curare. Cioè, cerchiamo di, come dire, di essere consapevoli preventivamente di ciò che affrontiamo, con chi parliamo, chi è il capo di quell'azienda e come è considerato. Ripetiamo un attimo questa piattaforma web, perché è dal 2013, ma in pochi la conosciamo. Sì, www.topmanagers.it. Ok, quindi andiamo a curiosare, andiamo a vedere chi c'è, che reputazione ha, e facciamo bene le nostre scelte. Qualche anticipazione magari sulla prossima lezione, se ce l'hai, se no... Sì, no, possiamo parlare della commissione bicamerale d'inchiesta, lo sapevo. Che è stata approvata dal Parlamento e che è un po' osteggiata dal presidente Mattarella. Domenica sono stato a un convegno con... parecchi esponenti del Movimento 5 Stelle, ma abbiamo discusso un po'. Sabato uscirà un pezzo sul Fatto Quotidiano al riguardo. Potrebbe essere l'argomento della prossima settimana. Va bene. Intanto noi vi auguriamo un buonissimo fine settimana. Un saluto da me, Roberta Ciancio. E anche da me, Vincenzo Imperatore. Un abbraccio a tutti. Un saluto a Peppe in regia. A ritrovarci a venerdì prossimo. Avete ascoltato? Non è mai troppo tardi. Rubrica di educazione economico-finanziaria. Un traduttore del banchese e di tutti i termini di economia e finanza nel linguaggio del comune mortale, il cittadinese. Con Roberta Ciancio e Vincenzo Imperatore.